Conferenza stampa di presentazione della 17ª edizione di Calici di Stelle. Siamo in compagnia del sindaco di Sava, l'avvocato Dario Iaia. Allora, sindaco, un evento che ormai fa parte della storia delle tradizioni di Sava, un evento però di dimensione nazionale, viste le realtà produttive coinvolte. Sì, un evento di dimensione nazionale, siamo alla 17ª edizione, quindi una manifestazione che ha una storia consolidata grazie all'Associazione Nazionale Città del Vino e credo grazie anche alle amministrazioni che si sono succedute in questi 17 anni. Un evento importante per noi perché è una vetrina non solo di Sava, del Comune di Sava, ma è una vetrina di tutto il territorio, del territorio del Primitivo, che è oramai un marchio conosciuto a livello nazionale ed internazionale, che rappresenta un volano importante per la nostra economia e che deve servire a valorizzare tutto il territorio, quindi anche l'aspetto economico e culturale della nostra terra. Calici di Stelle non è altro che una vetrina nella quale il Comune di Sava e tutte le terre del Primitivo, non per niente il Consorzio Tutela del Primitivo è un partner importante di questa manifestazione, si presenta e presenta le cose più belle del territorio. Momenti di aggregazione e di spettacolo con il concerto di Mimmo Cavallo. Sì, abbiamo voluto puntare su Mimmo Cavallo, lo ringraziamo per la sua partecipazione perché è un cantautore importante della nostra terra e noi siamo meridionali, riportando un titolo di Mimmo, e ci piace valorizzare chi fa parte del nostro territorio. È un cantautore importante perché ha scritto per gli artisti famosi, di fama sia nazionale che internazionale, da Mia Martini a Fiorella Mannoia, per Zucchero ha scritto Vedo Nero, quindi davvero per grandi artisti nazionali. E può dare e rendere uno spettacolo veramente di livello per questa manifestazione. Mimmo peraltro è entusiasta di questa partecipazione, quindi il momento musicale sarà veramente molto molto importante. Altro aspetto importante, la scelta dell'amministrazione comunale di Sava, plastic free, sarà un comune plastic free nel senso che non saranno più utilizzabili sostanze di plastica non biodegradabili, questo dal 15 settembre, ma vi è già una anticipazione con Calici di Stelle? Sì, esattamente, è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto come amministrazione, abbiamo pensato che Calici di Stelle fosse l'occasione per presentarla e per cominciare ad abituare i cittadini e le attività a questa iniziativa, questo dovere civico che oramai noi tutti dobbiamo avere. Quindi nell'occasione di Calici di Stelle, nella serata di Calici di Stelle, sarà bandita la plastica non biodegradabile, quindi piatti di plastica e bicchieri di plastica non biodegradabili non potranno essere utilizzati e potranno essere utilizzati al contrario soltanto materiali plastici biodegradabili. Le associazioni che abbiamo coinvolto sono contente, molto contente di questa iniziativa, le attività commerciali stanno collaborando, quindi veramente siamo soddisfatti di questa scelta. Chiaramente è un'anticipazione, come dicevi correttamente, rispetto al 15 settembre quando l'ordinanza entrerà in vigore in maniera permanente. Siamo con il consigliere Daniele Scardino, delegato appunto a questa edizione di Calici di Stelle, un grande lavoro, un grande impegno di tutta l'amministrazione. Sì, è veramente un'organizzazione molto onerosa. Per me, che ha la prima esperienza, lo è ancora di più perché venendo da altro praticamente ti trovi con... Però a me non spaventa questo, anzi ci stiamo impegnando al massimo per fare tutto in maniera egregia e quindi per avere poi la giusta soddisfazione con la serata finale, diciamo. Io vorrei ricordare, anche se l'ho fatto in precedenza il sindaco, vorrei ricordare innanzitutto il lavoro svolto pure dal responsabile dell'ufficio, la signora Ornella Vitale, perché senza di lei non ce l'avremmo fatta. È stato veramente molto molto importante.
Vorrei ricordare che sempre durante la serata al Parco Sassi c'è la rappresentazione del GAS, c'è il gruppo Astrofili del Salento con i ragazzi che ogni anno si adoperano a far vedere per gli appassionati di astrologia, e quindi vorrei ricordare appunto questo importante evento affinché tutti lo conoscano e quindi abbiano l'opportunità di poter assistere a questo spettacolo. Buongiorno a tutti, bentrovati, ringrazio tutti gli amici della stampa, della TV, del web che hanno aderito a questo invito da parte del Comune di Sava per partecipare a questa conferenza stampa importante per noi di presentazione della 17ª edizione di Calci di Stelle, uno degli eventi più importanti dell'anno per Sava, forse il più importante. Chiaramente saluto gli amici che sono qui accanto a me in questa conferenza stampa, nell'ordine l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Saracino, il consigliere delegato Daniele Scardino che assieme a me, assieme all'amministrazione sta lavorando per l'organizzazione di Calci di Stelle, il consigliere delegato appunto a Calci di Stelle è quello che più si sta sobbarcando le fatiche, diciamo così, nella organizzazione di questa importante manifestazione. Alla mia sinistra Gregorio Sergi, che è un rappresentante dell'Associazione Italiana Sommelier, il Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Calasso, che rappresenta chiaramente tutto il Consiglio Comunale perché questa è una manifestazione unitaria della nostra cittadina, e ultimo alla mia sinistra il Vice Sindaco Assessore Ecologia Mirko Piccolo. Passo ai ringraziamenti di tutti coloro i quali hanno partecipato e ci hanno dato una mano nell'organizzazione di questa importante manifestazione. Prima di tutto l'Associazione Nazionale Città del Vino, il cui logo vedete qui alle mie spalle, è il Movimento Turismo del Vino. Calci di Stelle è una manifestazione nazionale, non è una manifestazione locale, e il Comune di Sava si pregia di essere uno dei pochi comuni che ancora oggi in Puglia organizza questo importante evento, anche grazie o soprattutto grazie all'Associazione Nazionale Città del Vino. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro che in questo periodo dell'anno, in cui qualcuno di noi, più di qualcuno di noi vorrebbe essere in ferie, si stanno impegnando al di là dell'impegno ordinario, dello sforzo ordinario per l'organizzazione di questa manifestazione. A partire dal dottor Lumare, che è il responsabile dell'area spettacolo, l'assessore allo spettacolo Verdiana Toma, che questa mattina è assente perché domani si sposa, quindi è assente assolutamente giustificata, anzi cogliamo l'occasione per fare gli auguri a Verdiana per il matrimonio di domani, chiaramente al futuro marito. Un ringraziamento speciale, no, Daniele, va a Ornella Vitale, ecco, alla nostra dipendente che sta facendo un lavoro straordinario per l'organizzazione di questa manifestazione. Davvero un ringraziamento speciale e un abbraccio ad Ornella. I ragazzi del Servizio Civile che si sono anche molto impegnati, ci hanno dato una mano per quanto riguarda la grafica, per quanto riguarda tutto l'aspetto della comunicazione, Michel Lombardi, Fabio Lomartire e Marco Mendicino. Tutte le associazioni di volontariato, e sono tante, tantissime, che parteciperanno a questa edizione di Calci di Stelle, e hanno un duplice ruolo, il ruolo di preparare dei piatti tipici qui nel centro della nostra cittadina, e quindi daranno la possibilità ai turisti, a tutti coloro i quali vorranno partecipare alla manifestazione, di gustare i nostri piatti caratteristici, e poi hanno un ruolo molto importante anche dal punto di vista della protezione civile e dell'aspetto ambientale. La protezione civile perché diverse associazioni, dagli Angeli di Quartiere a San Giovanni, all'Avis, all'SOS, ci danno una mano per quanto riguarda tutta la sicurezza della manifestazione, che è un altro aspetto molto importante. Ringrazio tutte le cantine, le 17 cantine che quest'anno parteciperanno alla manifestazione, vi è la presenza di cantine importanti, non farò nomi per non offendere nessuno, ma cantine importanti sia a livello nazionale che internazionale. Un dato che alla stampa credo possa interessare è la partecipazione anche della cantina di Bruno Vespa, che sarà presente, ecco, sarà presente alla manifestazione. Ringrazio le associazioni di hobbisti
che parteciperanno e che faranno parte di tutti gli eventi, e poi chiaramente gli sponsor che ci aiutano dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'immagine, per sostenere le spese di questa manifestazione. I nostri sponsor, gli sponsor principali della manifestazione sono Kairos, la DISA, Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria, MD Service, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Zona Notte e Sala Energia. Quindi ringrazio davvero di cuore tutti gli sponsor, partner di questa manifestazione. Passando alla presentazione della serata, che cosa avverrà la notte del 10 agosto? Intanto la serata inizierà intorno alle 20:30 e i luoghi che saranno interessati dall'evento sono quelli centrali. Si partirà da Via del Prete, quindi dinanzi al Palazzo Municipale dove ci troviamo in questo momento, Piazza San Giovanni, tutte Via del Prete, Piazza Risorgimento, Via Cugini Cinieri e il Parco Sassi, quindi sostanzialmente Via Capitano Gigante. Sostanzialmente tutta la zona del centro sarà interessata dalla manifestazione. Nell'occasione di Calci di Stelle, della notte di Calci di Stelle, premieremo anche alcune cantine, adesso vi farò anche i nomi, a nome dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Alcune cantine che hanno partecipato al 18° concorso enologico internazionale Città del Vino a Frascati e che sono risultate vincitrici di medaglia d'argento o di medaglia d'oro a nome appunto dell'Associazione Nazionale Città del Vino. In particolare verranno premiate le aziende Cantina Pietro Tauro Società Cooperativa per il vino Selva Rosé 2017 Puglia IGT del comune di Alberobello di Bari con la medaglia d'argento, medaglia d'oro Cantine De Falco di Salvatore De Falco, vino San Lorenzo DOC Salice Negramaro Rosato 2018, categoria vini rosati secchi e tranquilli, comune di Novoli Lecce, con la medaglia d'oro Cantine Due Palme Società Cooperativa Agricole, vino 1943 del presidente Rosso Salentino IGP 2015 di Cellino San Marco, Due Palme, medaglia d'oro per il vino Pilastro Primitivo di Puglia IGP 2018, sempre a Cantine Due Palme di Cellino San Marco, medaglia d'oro al Selva Rossa Salice Salentino Rosso DOP Cellino San Marco Cantine Due Palme. Medaglia d'oro per l'azienda agricola Le Torri SRL per il vino Puglia Fiano IGT 2018 biologico del comune di Cerignola, provincia di Foggia, e medaglia d'argento per l'azienda agricola Le Torri SRL per il vino Vibrance Nero di Troia IGT Puglia biologico 2017 del comune di Cerignola, Foggia. Quindi nell'occasione, nella serata, premieremo anche a nome dell'Associazione Nazionale Città del Vino, nella quale io rivesto il ruolo di coordinatore regionale dell'associazione, premieremo anche queste importanti cantine pugliesi. Passiamo all'aspetto vinicolo, che poi magari sarà approfondito meglio da Gregorio Sergi, che è un sommelier, quindi molto meglio di me potrà parlare del vino. Ho già ringraziato tutte le cantine che sono le reali protagoniste della serata, quindi i turisti partecipanti alla manifestazione potranno degustare, oltre ai piatti tipici, anche i vini che verranno serviti dalle cantine. Ci sarà una degustazione curata da Gregorio nella Casa del Gusto, quindi nei pressi di Piazza Risorgimento, in una struttura realizzata dal GAL assieme al Comune di Sava per la degustazione e per fare anche dei corsi di formazione nell'ambito della gastronomia e della viticoltura e della cultura vitivinicola. Ci sarà appunto Gregorio per poter degustare e presentare i vini che verranno offerti. Vi è un'importante presenza anche dell'aspetto culturale in questa manifestazione, perché Calci di Stelle è una manifestazione che promuove tutto il territorio in tutte le sue sfaccettature. Sarà aperto il Museo dell'Olio, che è posizionato all'interno del Palazzo Municipale, alle spalle del luogo in cui ci troviamo in questo momento, in Piazza Spagnolo Palma. È un museo molto importante, è quasi un unicum a livello regionale, posto all'interno di un frantoio semipogeo molto bello del 1600, quindi i partecipanti alla manifestazione, turisti, potranno visitare. Chiaramente la visita sarà una visita guidata, e ringrazio per questo gli amici dell'associazione Amici del Museo e il professor Antonio Cavallo in particolare.
Vi sarà poi una mostra fotografica chiaramente dedicata al vino dal titolo Into the Wine nell'atrio del Palazzo Municipale a cura dell'Arci Calypso e poi il momento musicale che rappresenta uno degli aspetti più importanti della manifestazione con musica popolare in Piazza Spagnolo Palma, quindi pizzica e musica salentina a cura del gruppo Aria Nostra e poi il protagonista dal punto di vista, musicale della serata che è il cantautore Mimmo Cavallo. Due parole per spiegare perché abbiamo scelto Mimmo Cavallo quest'anno e perché riteniamo che sia una scelta di qualità dal punto di vista musicale. Calci di Stelle non è un evento che non è una sagra, ecco, per intenderci, è un evento in cui il vino è assoluto protagonista assieme all'olio, ecco, dimenticavo di ringraziare anche gli oleifici che stanno partecipando a questa manifestazione, quindi il vino è il protagonista, l'olio è un altro importante elemento della manifestazione, quindi si potranno anche assaggiare gli oli del nostro territorio. Le cantine e gli oleifici che partecipano non sono chiaramente soltanto savesi, ma fanno parte di tutto il nostro territorio e dell'area delle terre del primitivo. Dicevo, non è una sagra, quindi c'è cultura e il vino e l'olio rappresentano certamente un elemento culturale importante e le scelte di questa amministrazione dal punto di vista musicale negli anni passati, anche dal punto di vista musicale, hanno tenuto conto dell'aspetto culturale. Ecco perché Mimmo Cavallo, che è un cantautore del nostro territorio, perché questa è una manifestazione che valorizza il nostro territorio, un cantautore lizzanese che ha esordito nel 1980 con il pezzo Siamo Meridionali, ottenendo un importante riconoscimento al premio Tenco. Successivamente un altro pezzo ha avuto un successo a livello nazionale con Siamo Meridionali ed è un autore molto importante che ha scritto pezzi per Mia Martini, per Fiorella Mannoia, per Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Siria, Loredana Bertè e Giorgia, solo per ricordarne alcuni. Nel 2011 ha scritto il famoso pezzo Vedo Nero per Zucchero, che ha avuto un grandissimo successo a livello non solo nazionale, poi Gloria Gloria per Albano e negli ultimi anni, nel 2015-2016, scrive un album ed uno spettacolo, Terroni, 50 anni di menzogne, tratto dal libro Terroni di Pinaprile, spettacolo di teatro canzone in cui si esibisce insieme a Roberto D'Alessandro, uno spettacolo che esordisce a Roma, al Teatro Quirino, realizzando il tutto esaurito. Quindi un cantante molto importante che ha scritto pezzi famosi per artisti di fama nazionale ed internazionale e questa è la motivazione della scelta che abbiamo fatto in ordine a Mimmo Cavallo. Ultima considerazione e poi lascio la parola chiaramente a voi se ci sono domande, se ci sono chiarimenti riguardo alla manifestazione. Questa manifestazione è la prima edizione di Calci di Stelle Plastic Free. Che cosa significa? Significa che dal 15 di settembre il Comune di Sava sarà un comune plastic free. Abbiamo sottoscritto qualche giorno fa una ordinanza che entrerà in vigore dal 15 di settembre con la quale mettiamo al bando la plastica che non sia biodegradabile, quindi tutti quegli oggetti di plastica, bicchieri o piatti o materiali comunque di plastica non biodegradabile che tanto danno sta arrecando al nostro mare e non solo al nostro mare, dal 15 di settembre saranno banditi dal nostro territorio. Chiaramente potrà essere usata la plastica biodegradabile o l'alluminio oppure il cartone, quindi degli elementi assolutamente più conformi al rispetto della natura. 15 settembre partiamo come città con questa ordinanza e con queste nuove regole, chiaramente per i bar, per i ristoranti, per gli esercizi commerciali, eccetera. Calci di Stelle è una anticipazione di Plastic Free, cioè nella edizione di Calci di Stelle del 10 agosto sarà bandita la plastica non biodegradabile, per cui sia le associazioni, chiaramente in primo luogo, che le attività commerciali, i bar, i ristoranti, quindi tutti coloro i quali partecipano alla manifestazione non potranno utilizzare la plastica non biodegradabile. È un segnale importante che come amministrazione, come organizzazione abbiamo voluto dare per cominciare questo percorso che ci porterà poi al 15 di settembre con la
eliminazione, speriamo totale sin da subito, ma chiaramente ci vorrà del tempo, della plastica non biodegradabile. Questa è la manifestazione in grandi linee. Chiaramente io spero che vada tutto bene, o Daniele, dal punto di vista della sicurezza, servirà una mano da parte di tutti, ci aspettiamo una grande partecipazione popolare, così come è stato anche nelle altre occasioni. Chiaramente invitiamo voi prima di tutto, tutti gli amici che ci stanno seguendo e con i quali voi vi rapportate, a partecipare il 10 agosto, ore 20:30, qui a Sala, per la 17ª edizione di Calcio di Stelle.